Abbiamo visto l'inquadratura per Volosocher Trankov che hanno prima gareggiato nella coppia dell'artistico. Ed ecco i padroni di casa, Nathalie Péchala, Fabian Boursat, sono stati argento a Skate America, dove tra l'altro Fabian aveva gareggiato proprio colpito da una brutta bronchite che poi li ha costretti anche a saltare il Skate Canada, dove appunto erano iscritti. Ed ora naturalmente si giocano tutto qui, proprio davanti al loro pubblico, per poter centrare la finale del Grand Prix. C'è il boato a Parigi per il loro carnevale di Rio. L'intenzione di Fabiane e di Nathalie, come dichiarato, era quello di portare sin dalle prime note le persone sulla spiaggia. Ci sono riuscite, perché ci hanno fatto entrare in questo clima. Sì, molto bravi a portarci e a interpretare i ritmi latini, magari in maniera diversa, non proprio da balli, danze sportive, balli latinoamericani da sala. Ci hanno proprio portato sulle coste del Brasile. Eh sì, devo dire che ci sono proprio riusciti, questa coppia che appunto da quest'anno si allena con Pasquale Camerlengo e Angelica Krylova. Qui c'è proprio l'abbraccio di Pasquale Camerlengo, che naturalmente sta cercando di plasmarli. Non è facile, perché loro sono già una coppia insomma ben consolidata, ma come giustamente ha detto Camerlengo, la maturità arriva con l'età. Questo è molto importante nell'ice dance. Che Fabiana e Nathalie comunque arrivano da una scuola francese di Muriel Zazoui. Una scuola dove è nato Pasquale come allenatore, per cui è probabile che Pasquale li abbia già seguiti quando erano in categoria junior. Ed è stato un motivo per cui loro hanno dovuto cambiare con Zulin, hanno proprio scelto Pasquale perché li conosceva già dalla scuola di Lione. È stato quindi facile magari per Nathalie e Fabian trovare un'alternativa a Zulin. Magari sono tornati da un vecchio loro allenatore. Ecco, questo è il passaggio del key point della rumba. Forse Nathalie non era abbastanza precisa nell'esecuzione e questi sono la parte coreografico.
No, comunque è veramente un programma intenso. Loro comunque sono dei pattinatori eccellenti, straordinari, hanno vinto e hanno... Sono i campioni europei in carica, hanno vinto i campionati, hanno vinto i campionati europei l'anno scorso, per cui sicuramente... E al mondiale sono stati sfortunati, ti ricordi? C'è stata la caduta di Nathalie Fabian perché erano in corsa per una medaglia e poi l'hanno chiuso in quarta posizione. Purtroppo non ce l'hanno fatta. Davvero un peccato, avevano quel programma sulla musica di Charlie Chaplin che era bellissima. Era straordinaria, l'anno scorso mi sono piaciuti tantissimo. Era proprio bello il programma, sì. Questo salto di Fabiana, difficilissimo dal mio punto di vista, comunque non sono molti quelli che... Massimo Scali e Faiella, Federica Faiella erano particolari perché Federica sollevava a volte Massimo. Sì. Nathalie Péchalas, Fabien Bouzza, vedremo. Siamo curiosi. 66 e 52, dunque vanno in seconda posizione, sovrastano Anna Cappellini e Luca Lanotte, ma sono secondi alla spalla di Tessa Virtù e Scott Moir. Tessa Virtù e Scott Moir che non hanno avuto sicuramente eguali per quello che riguarda i program components. Guarda, sono preusciti, 9 hanno preso per lo skating skill, 9,18 per la performance, 9,21 per la coreografia, 9,29 per l'interpretazione. Davvero un gran punteggio.